Parliamo di svezzamento. Con il termine di svezzamento si intende il momento in cui il bambino inizia ad alimentarsi con cibi nuovi rispetto all'alimentazione con solo latte avvenuta nei primi mesi di vita. Si parla di svezzamento per una maggiore immediatezza comunicativa. Sappiamo però che questa parola nasconde un'accezione negativa, quindi il termine svezzare è inteso come togliere il vizio del ciucciare il latte. Di conseguenza si può dire che è più opportuno ormai parlare di non più di svezzamento ma di alimentazione complementare a richiesta, piuttosto che introduzione dei cibi semisolidi o solidi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica che lo svezzamento non dovrebbe avvenire prima dei 6 mesi di vita del bambino, in quanto precedentemente un'alimentazione composta da solo latte è quella corretta per quanto riguarda la crescita dei bambini. Inoltre si può dire che più o meno in questa fase i piccoli iniziano a mostrare tutta una serie di segnali che ci fanno capire di essere pronti proprio per il passaggio e per l'introduzione di questi alimenti, che quindi a questo punto non vanno a sostituirsi al latte materno ma sono solo di complemento. I segnali che i bambini mostrano quindi quando sono pronti a nuove consistenze sono la perdita del riflesso di estrusione della lingua, che è propria dell'allattamento al seno e della suzione al capezzolo, la capacità di stare ben seduti senza particolari ausili, in posizione eretta e con la testa ben sollevata, l'interesse e la curiosità verso il cibo nei momenti di vita quotidiana, ad esempio a tavola con la famiglia, e il tentativo di afferrare cibi o le posate in avvicinamento. In generale, il passaggio dall'allattamento esclusivo all'introduzione dei cibi con nuove consistenze è un passaggio che deve avvenire in maniera graduale e che deve sicuramente rispettare quelli che sono i tempi dei nostri bimbi, ma anche in parte quelle che sono le volontà, le scelte e i desideri delle famiglie, sempre ovviamente in un'ottica di fisiologia e di salute.